Due segni che lui ti vuole usare. Allora, io sono Federico Picchianti, ti ringrazio per essere qua come al solito e ti ricordo che in descrizione trovi il link per tutti i miei libri, trovi il link tra virgolette per prenotare una consulenza conoscitiva gratuita e trovi anche il numero per mandarmi i messaggi. Ma veniamo a noi, cerchiamo di capire quali sono questi segni che indicano che la persona ti vuole usare. Allora, è abbastanza facile, semplice. Non c'è da rendere tutto complicato, ti ricordo inoltre di iscriverti al canale. Questi due segni che lui ti vuole usare sono semplici, praticamente anticipano che l'uomo non si impegna, anticipano che lui non faccia nulla per corteggiarti, anticipano che non investe su di te, anticipano quindi che non è davvero interessato. E se non è davvero interessato, cosa vuole? Ti vuole usare. Ma mira principalmente a quello, cioè mira esclusivamente a quello. Allora, sono due segni principali. Il primo segno è quello dell'invito al primo appuntamento esclusivamente a casa. Adesso, se ti invita al primo appuntamento a casa, cosa ti puoi aspettare? Non c'è quarantena o Covid che tenga, non mi interessa. Se siete costretti a rimanere a casa, se l'invito è un invito principale a casa, salvo casi estremi, che non sarà il tuo sicuramente, il 99,9% delle persone che guardano questo video non è il caso estremo. L'invito a casa è un simbolo, diciamo, di guarda che voglio solo venire a letto con te. E se tu ovviamente vai a letto con lui fin da subito al primo invito, eccetera, che cosa ti puoi aspettare? Niente, non ti puoi aspettare niente. Il problema sarà unico e uno solo. Il problema sarà che la persona, mirando a ottenere subito il ritorno fisico, una volta ottenuto, si mette l'anima in pace, dice va bene così, a posto, ho avuto quello che dovevo. Gli uomini si innamorano attraverso il comportamento, non attraverso la fisicità. Poi la seconda bandiera rossa è una canzone, credo, vabbè. Sono le attività che non fate insieme, quindi attività proposte che non ci sono, quindi non ci sono proposte di attività, non ci sono delle cene che fate insieme, non ci sono cose che fate insieme, dunque per questo motivo la persona sta dicendo guarda bella che io non sono intenzionata a investire come tu sei intenzionata, magari sei interessata, eccetera. Focalizzati su questi due indizi principali per avere un'idea ben chiara. Per avere un'idea, in modo tale che tu possa, tra virgolette, quasi metterti l'anima in pace quando vedi che un uomo che ti piace molto fa queste cose, di conseguenza penserai e dirai a te stesso: sì, ma che bello, vedi, mi piacerebbe che un uomo, facesse queste cose, però lui è bello, però mi piace, però fa queste cose. Ecco, tutte queste cose. Cioè, questi due segnali li devi tenere in testa, non te li devi dimenticare, perché ti aiutano a scremare in modo tale che poi non avrai problemi a dire no, non sono interessata. Perché se tu vuoi una relazione comunque sul medio-lungo termine, è chiaro che poi sarà un problema riuscire a ottenerla quando accondiscendi a queste richieste che lui fa, che sono richieste che si traducono per bandiera rossa o comunque per segnali rossi, quindi segnali rossi delle X, appunto, da mettergli in testa e dici: ma questo vuole solo quello e quindi ti vuole soltanto usare. Bene, io sono Federico Picchianti, ti ricordo di iscriverti al canale, ti ringrazio per essere stato qua e ti ricordo come sempre che trovi, scrivendo questo nome e cognome su Amazon, i miei libri, tutti i miei libri, e che in descrizione hai il mio numero per mandarmi un SMS completamente gratuito. Ho il link in descrizione sempre per prenotare una consulenza conoscitiva gratuita con me. Noi ci sentiamo al prossimo, io ti ringrazio e iscriviti al canale.